Spinelli ha, dichiarato di voler far continuare il calcio a Teramo, come è giusto che sia e come speriamo che il TAR dia ragione. Io ovviamente ho fatto l'incontro col sindaco, un incontro istituzionale per quanto mi riguarda, anche il mio ultimo, perché come già ho detto, come è giusto che sia, come chiedono i tifosi, che ci sia un cambio e quindi nei cambi è giusto che esca anch'io dalla scena. E con dispiacere, non lo nego, però penso che se la piazza oggi chiede nuovi volti, gente nuova, gente possa regalare un progetto nuovo al Teramo, che si chiami C, che si chiami D, quello che sarà, però spero insomma fortemente nella continuità del Teramo. L'altro giorno ero al CONI quando c'è stata, diciamo, la sentenza, l'ho vissuta male perché comunque sia la speranza ce l'avevo e spero che al più presto questa situazione si risolva. Ma ci sono margini per poter fare ancora la Serie C? Il TAR, poi insomma, con i suoi tempi, questi tempi saranno compatibili poi con la compilazione ufficiale dell'organico della Serie C? E Spinelli poi sarebbe interessato a fare la Serie D in caso di esito ulteriormente negativo? Allora, secondo me spiragli ci sono, avete saputo le votazioni sono state 3-2, quindi è stato un margine minimo per quanto riguarda il CONI. E si chiederà la sospensiva, l'avvocato già in questo caso già attivo, chiederà la sospensiva dei gironi della Serie C, oppure verranno fatti magari con 2x, perché la stessa cosa vale per il campo basso. E quello che mi ha dato fastidio l'altro giorno è stato il fatto come sono state trattate due società di calcio, due città, con pressappochismo, bisognerebbe valutare un po' di più queste cose. Se devo pensare a Campobasso, ma no, perché oggi è il tema, perché per la giustizia hanno un debito di 74.000 euro e prenderanno ad agosto 570.000 euro dalla Cremonese per un debito di una cartella che non si sa, ma la stessa cosa vale per noi. Noi abbiamo, è vero, indice di liquidità di 9,75, ma abbiamo da prendere 600.000 euro sempre da squadre Serie A, Serie B, che già sono iscritte ai campionati, fra poco partiranno, e questi non ti vengono riconosciuti fino ad agosto. È una cosa inverosimile, l'avvocato l'ha fatto presente al CONI come anche fase difensiva, dice non si può penalizzare una squadra di Lega Pro a favore di una di Serie A e Serie B. E per quanto riguarda l'IVA, visto il discorso dell'IVA, il 20 giugno col commercialista della Mocaccia avevo fatto il pagamento già di due rate, quindi l'IVA, ma successivamente è stata ratificata il 5 luglio. Purtroppo i tempi non vanno con quello che sono la giustizia sportiva da quella ordinaria, sono due tempi totalmente, come se fossero due leggi e due stati differenti. Questa è la cosa che più ci preoccupa, mentre al TAR forse questo sarà visto in maniera differente. L'ultima, secondo lei, in caso di Serie D, Teramo Calcio SRL potrebbe partecipare al bando del comune in caso appunto di ulteriore bocciatura per la C? Sono due cose totalmente differenti, uno è il bando del comune e uno è il continuare con la matricola della Serie D. Penso che la matricola, io penso che quella continuerà. Quindi nel caso parteciperebbe Teramo Calcio SRL a quel bando del comune, nel caso? Ma in quel caso mo non so bene come funziona, ma non, se fosse accettata la D, non penso che ci sia forse bisogno di bando o di altre cose. Io questo non lo so. Sinceramente, se stanno gli avvocati, io ringrazio per salutare la piazza, comunque sia. È una piazza che dico, ho dato tanto e forse il lavoro non si è visto, mi è dispiaciuto per come sono andate le cose. E purtroppo dal momento che siamo entrati col gruppo a novembre è successo subito quello che sapete,
E il grande rimpianto è questo, perché le intenzioni di fare bene su Teramo erano tante. Questo è il mio grande rimpianto.